Ancora ben ritrovati, ancora buonasera da Bendata, Matteo Torrioli, seconda parte di trasmissione insieme. Come vi avevo detto, questa sera sarà una serata un po' particolare, così come sarà particolare la nostra classica rubrica del giovedì fondata sul lavoro. Come ogni giovedì, ovviamente, quando parte questa sigla, sapete che è il momento di salutare Massimiliano Matteucci, Nexum STP. Massimiliano, buonasera intanto a te. Spettatori, ben trovati. Allora, perché Massimiliano ci ha portato un ospite, nel senso, noi raccontiamo spesso l'Italia, quello che sta accadendo con il lavoro, il DPCM, la cassa integrazione, insomma. Cerchiamo di raccontarvi il paese reale. Bene, questa sera lo abbiamo in collegamento con noi, fermo restando tutti noi siamo cittadini e raccontiamo il paese reale, ma qui andremo a raccontare le peripezie, di chi gestisce ad oggi le palestre. E saluto quindi Fabrizio Matalone, che è il club manager dell'Enjoy Sporting Club. Buonasera Fabrizio e benvenuto. Buonasera Matteo e grazie dell'ospitalità. Buonasera a tutti. Buonasera, allora metto un attimo in stand-by Massimiliano perché comincio ovviamente da Fabrizio. Fabrizio, allora raccontaci un po' di questa attività, dove la svolgete, un centro tra l'altro molto molto grande con una vita normale almeno fino a marzo del 2020. Sì, diciamo che era una vita normale in startup, nel senso allora. Enjoy Sporting Club è un circolo sportivo di 2 ettari e mezzo, il quartiere EUR, composto da 7 campi in terra rossa, 2 campi in veloce, piscina, palestra, una bellissima clubhouse, insomma un posto che è stato ovviamente strutturato con tutti i canoni di benessere, in quanto la titolare voleva ovviamente che il profilo di Enjoy fosse un target medio-alto, ma più vicino alle famiglie, quindi che potesse contenere all'interno ovviamente le famiglie. È ovvio che il DPCM, quindi la pandemia, ha un po' destabilizzato tutti i progetti in essere che erano stati messi per far partire un'attività così complessa come questa. Però devo dire che la struttura è stata molto proattiva perché ovviamente avendo delle strutture all'aperto, e quindi avendo una struttura all'aperto, ci siamo reinventati e devo dire che la struttura in questo momento comunque è funzionale. È Ecco, andiamo con funzionale. ordine, perdonami Fabrizio, andiamo con ordine perché primo DPCM arriva l'8 marzo, più o meno l'11 marzo, eccetera, si chiude tutto. Poi, quando è che vi è stato comunicato che sarebbe partita, diciamo, la fase 2, quindi con la riapertura e l'adozione di tutti i protocolli di sicurezza? Quando avete cominciato a muovervi in tal senso? 25 maggio. Allora, di 25. fatto, allora, che cosa Risposta succede? immediata, cioè proprio se lo ricordava alla perfezione. Sì, beh, queste sono ormai date che ho impresse ovviamente nella mente. Allora, l'8 marzo ovviamente abbiamo chiuso, quindi a livello generale tutte le attività sono rimaste chiuse. Il 25 marzo ha sancito la nuova riapertura, ovviamente adottando tutti quei protocolli di contingentatura e tutto quello che ovviamente ci chiedeva lo Stato per mettere in sicurezza tutti quanti i soci di Enjoy, così come di tutte le altre strutture. Sostanzialmente, che cosa è successo? C'è un vantaggio che a noi piace ovviamente accreditarci: il fatto di aver studiato un anno prima che la direzione del mercato, ovviamente senza avere la presunzione di pensare che poi fosse scoppiato il Covid, perché del Covid non si sapeva neanche che cosa Altrimenti fosse, ma. ce l'avresti detto, altrimenti. Esatto, ma la direzione del mercato era quella di andare verso l'outdoor. Ovviamente siamo suffragati da tutta una serie, ovviamente anche di condizioni, come ad esempio quelle climatiche di Roma, e io ho investito molto sulla parte outdoor. È ovvio che il Covid ha funto da acceleratore e quindi la parte esterna è diventato il vero e proprio nostro core business. Pertanto noi il 25 maggio ci siamo messi nella condizione di ritornare a ricevere i nostri soci, seppur con dettami di contingentatura, ma con i giusti rapporti, quindi di 2 metri di distanza per l'attività sportiva e 1 metro per la distanza sociale, noi riusciamo a far allenare 100 persone in ora.
Però quanto avete speso per mettere in sicurezza anche gli spazi interni, ma anche quelli esterni, perché poi ricordiamo i percorsi obbligatori, disinfettanti, eccetera. Perdonami, è veramente la domanda terra terra, però quanto avete investito come azienda su questo? Guarda, se noi mettiamo dentro anche il fatto che ovviamente per rendere la zona funzionale abbiamo dovuto accelerare dei processi in essere che probabilmente avevamo comunque già messo in preventivo, però ovviamente l'abbiamo accelerati con tutti quelli che poi sono stati gli elementi di disinfestazione, le varie disinfestazioni, tutti i vari protocolli, diciamo che l'azienda ha reinvestito all'incirca anche con le terze strutture un centinaio di migliaia di euro. Allora, ecco, a me è un attimo un brivido a sentire una cosa del genere. Massimiliano Matteucci, ecco, a fronte di un investimento del genere, ritrovarsi poi ad un certo punto nuovamente con il dito puntato addosso, no? Da consulente del lavoro, cosa ti senti dire a un'azienda? Magari si rivolge a te e ti racconta questa storia. Matteo, ce lo siamo detti tante volte, qui troviamo il caso di un'azienda che ha investito con i propri soldi, quindi con i propri investimenti, per cercare di fornire un servizio che era diventato l'unico servizio che poteva offrire, perché tutti quelli che già offriva gli sono stati chiusi. Quindi lo Stato qui doveva intervenire ed aiutare questa azienda e dirgli: guarda, c'è questo problema, questi servizi vanno chiusi, io ti aiuto per cambiare e fare qualcosa di diverso. A mio avviso doveva intervenire anche lo Stato in questo, purtroppo non è intervenuto. E quindi è sempre un imprenditore, un'azienda che mette le mani nel proprio portafoglio e tira fuori i soldi per andare avanti. Quindi questo è il problema, Matteo. Ok, allora per questo chiedo a Fabrizio, invece, ricordiamolo, club manager dell'Enjoy Sporting Club, dallo Stato che aiuti vi sono arrivati? Ristori, Guarda, Matteo, sostegno? ti faccio ridere perché questa è una cosa paradossale e che purtroppo non è che è successo solamente a noi, ma è successo a tante strutture di startup. Siccome che l'elemento di ristoro, seppur irrisorio per un'azienda, per qualsiasi tipo di azienda, è legato alla perdita del fatturato dell'anno prima. Essendo noi startup, non abbiamo potuto richiedere neanche quelli che erano dei canoni di 10.000 euro. E per una struttura ovviamente potrai immaginare complessa con 70 dipendenti come questa, parliamo di un'eresia. Noi non abbiamo potuto fare appello a nessun ristoro perché non avevamo uno storico in abbattimento, in quanto nel 2019 eravamo chiusi. Dice, no, non c'erano, e quindi che ti volevi presentare? Ecco, vedete, questa è la fortuna, no? La fortuna, poi anche l'abilità di aver visto lungo, di averci visto lungo e di trasferire tutto outdoor. Però, puta caso, Fabrizio, che voi vi foste concentrati soltanto sull'indoor, oggi non so come stareste? Ci hai mai pensato a questo? Guarda, saremmo in crisi come purtroppo sono l'85% dei nostri colleghi o dei nostri competitor. Purtroppo in questo momento e forse ancora non si è percepito, perché magari purtroppo devo dirlo non in maniera pessimistica, perché io ho un ottimismo che mi ha sempre contraddistinto, ma il peggio dovrà ancora venire. Ma ti spiego perché. Perché sostanzialmente le strutture stanno lavorando proprio, lavoreranno senza cash flow, ma anche per il prossimo futuro. Cioè, che cosa si è alimentato, che cosa è successo? L'8 marzo abbiamo chiuso, quindi in essere tutte le strutture fino al 25 maggio che non hanno riaperto hanno ovviamente congelato, immobilizzato quelli che erano gli abbonamenti in essere. Se è ripartito il 25 maggio, ovviamente se non hai fatto integrazioni hai dovuto lavorare, però ovviamente le spese hanno ricominciato a girare perché il personale l'ha dovuto riprendere, le bollette le hai dovute continuare a ripagare perché è ripartito il ciclo produttivo delle strutture. Tu hai lavorato sostanzialmente con i voucher dei 3 mesi derivanti dal blocco. Ti hanno rifermato di nuovo. Quando adesso ripartirai, ripartirai con le stesse prerogative. Quindi non è una situazione in cui tu puoi dire: va bene, io lavoro con i voucher, il personale lo devi mettere, la segreteria la devi mettere, l'apparato commerciale lo devi mettere, le bollette le devi pagare. Quindi significa che all'incirca per un anno e mezzo tu non guadagnerai. Che cosa significa? Che chi ovviamente ha la capacità, o ha avuto capacità imprenditoriale o ha una forza economica per sopperire a questo momento, probabilmente rimarrà a essere.
ma gli studi di settore ce lo dicono, probabilmente il 40% delle strutture in Italia, tra piccole e grandi sportive, chiuderanno. Massimiliano, ha ragione Fabrizio, non ne dubito per carità, però chiedo a te conferma che il peggio deve ancora arrivare, non solo per le attività sportive, ma in generale per il mondo del lavoro? Sì, Matteo, purtroppo Fabrizio ha ragione ed è lo stesso argomento che abbiamo trattato dicendo che c'è questo problema di bomba sociale. Quindi noi ci potremmo trovare tra un paio di mesi, quando verranno sbloccati anche i licenziamenti e quando si potrà più o meno ripartire, che molte aziende non avranno più la forza di ripartire. E quindi in quel caso il problema sarà reale, perché non ci saranno più strumenti di difesa, quindi non ci sarà più cassa integrazione, non ci saranno quei piccoli ristori per chi li ha presi, e quindi ci troveremo con attività chiuse, lavoratori in disoccupazione, lavoratori che hanno terminato la disoccupazione e sono senza far nulla. Quindi ci troveremo in un periodo davvero difficile. Ti volevo anche segnalare un'altra cosa, Matteo. Noi parliamo tanto, ne abbiamo parlato anche per i vaccini, dell'articolo 32 della Costituzione sulla tutela della salute. Ma questi centri sportivi, a mio avviso, sono strumenti di promozione della salute e del benessere di noi cittadini. Quindi anche la chiusura forzata per molti mesi di tutte queste strutture fa sì che noi cittadini non possiamo esercitare il nostro diritto alla salute. Fabrizio, volevo chiederti una cosa. Dato che quando sono risaliti i contagi il dito è stato puntato su ristoranti, bar e palestre, addirittura pure le piscine, dicevano che il cloro... Però, vabbè, ci sono stati dei casi dentro le vostre strutture di persone che non dico che si sono contagiate lì, ma che hanno avuto a che fare con il Covid e quindi vi hanno avvertito e quindi sono dovuti scattare tutti i protocolli? Sì, no, guarda, i protocolli ovviamente in essere erano quelli ovviamente delle comunicazioni. Noi fortunatamente, avendo lavorato maggiormente all'esterno, abbiamo avuto credo forse solamente 3 casi e ovviamente abbiamo messo in atto tutti quei protocolli che ci richiamava le ASL, quindi con il tampone eccetera eccetera, e la comunicazione alla circoscrizione, la comunicazione a tutte le persone che erano state in avvicinamento, quindi quello che poteva essere una tutela preventiva. Però ti ripeto, lavorando sostanzialmente all'esterno, questa situazione l'abbiamo vissuta poco. Ma infatti, ecco, allora io vi giuro testimoni, io non lo sapevo, cioè di questo numero bassissimo di 3 contagiati, 3, io non lo conoscevo, Fabrizio, non gliel'avevo chiesto prima di intervistarlo. E qui dico, non si può sparare nel mucchio, ma questo lo dico al governo. Cioè, quando si parlava di strutture che non rispettano, perché poi anche quelle ci sono state, no Fabrizio, che non rispettavano le misure, e poi non si può sparare nel mucchio e mettendo tutti nello stesso calderone, no Fabrizio? Io penso che quella forse sia stata l'amarezza più grande, perché con i tuoi colleghi effettivamente si sono viste anche delle immagini, hanno preso un po' sotto gamba, diciamo, questo aspetto della sicurezza. Guarda, devo dirti, io non voglio entrare in discorsi demagogici che poi magari sfociano sulle strategie politiche, perché noi siamo uomini di sport, noi lasciamo agli uomini di governo la possibilità di poter gestire sicuramente il momento più complesso del dopoguerra. Quello che ti posso dire è che il mondo dello sport sostanzialmente è un mondo molto avvezzo al benessere. Quindi ti dico che l'idea, quando poi ovviamente vediamo altre realtà, quali potrebbero essere i trasporti pubblici, di chiudere la miglior forma preventiva per la salute, secondo me è stata sbagliata a prescindere. Perché? Perché ti dico che anche quando si lavorava indoor, quindi con le strutture magari che hanno aperto, seppur con dettami di contingentatura, i protocolli messi in essere erano talmente minuziosi che è stato effettivamente, secondo me, anche uno sbaglio. Perché? Perché già avere una profilazione generale, perché tu sai che tutte le persone che poi entrano vengono comunque assoggettate al controllo della temperatura e alla profilazione. Significa che tu hai sostanzialmente una mappatura a livello nazionale di come si svolgono le ondate dei contagi, anche per quanto riguarda il mondo dello sport. E devo dire che seppur qualcuno forse è stato superficiale, ma credimi, la maggior parte delle strutture hanno adeguato appunto tutti i protocolli in essere che gli aveva chiesto lo Stato. Pertanto entravano X persone, c'era il discorso della sanificazione di tutti quanti i macchinari. Poi considera che comunque chi è
chi si avvicina al mondo dello sport è una persona che notoriamente tende al tuo benessere, quindi non è un sacrificio, non è come imporlo a un bambino di 7 anni a scuola che magari non capisce. Chi fa sport è già uno che di fatto è attento alla propria salute, quindi non gli viene difficile attuare tutti i protocolli. È stato lì l'errore, fermare il mondo dello sport. Ecco, Massimiliano, integrando questo discorso, stavo pensando proprio mentre parlava Fabrizio, che ha toccato secondo me una nota giustissima, però che i luoghi di maggiore controllo della nostra società sono stati chiusi, centri sportivi e scuole, dove sono dei luoghi comunque che prevedono delle figure che regolano tra l'altro le attività altrui, nel senso, se nella palestra di Fabrizio doveva entrare uno senza mascherina e cominciava a strusciarsi addosso agli altri, immagino un istruttore, no, vada lì a dirgli, oh, guarda, questa cosa non si fa, se no esci fuori. Massimiliano, è stato un po' un controsenso questo, in questa fase, forse. Sì, tutti i settori in cui c'è un tracciamento, come ha giustamente precisato Fabrizio, sono dei settori che a mio avviso dovevano essere presi come esempio, perché appunto c'è un controllo aggiuntivo, perché io mi trovo ad avere il ragazzo che la mattina va a scuola, quindi già è tracciato, e il pomeriggio viene al circolo magari per fare la lezione di tennis, e anche lì viene tracciato, gli viene misurata la temperatura e usa tutte le precauzioni previste dal protocollo. Quindi sono tutti settori, come anche gli uffici, no? Nei vari uffici dove tutti noi ci rechiamo c'è il tracciamento, la misurazione della temperatura, e quindi siamo super tranquilli perché stiamo tracciando tutti gli individui. Altri settori invece dove non c'è questo tracciamento sono stati lasciati aperti, e all'inizio ti ricorderai meglio di me, Matteo, che sui trasporti pubblici ci dicevano che assolutamente non c'era nessun tipo di rischio, anche a stare tutti attaccati, perché gli studi dicevano questo. Poi dopo un mese invece ci hanno detto che magari era giusto contingentare il trasporto pubblico e quindi arrivare a un 60%, perché quel problema realmente c'era. Quindi il problema di fondo è capire cosa succede. Anche i ristoranti, nei ristoranti con il giusto distanziamento non vedo problemi, anche lì c'è il tracciamento, c'è il controllo. No, ma il problema, Massimiliano, è che secondo me non sono mai stati forniti i dati dei contagi e dei luoghi, perché io ancora oggi non so quanti contagi siano venuti in palestra piuttosto che nel ristorante. Allora, adesso siamo quasi in chiusura, una cosa però Fabrizio la vorrei chiedere, ma per specificare, abbiamo visto le immagini dell'attività outdoor, ancora oggi piscine, campi da tennis, quelle sono utilizzabili? Campi da tennis e campi da padel. Noi abbiamo fatto una scelta per la piscina. Purtroppo ci sono state degli escamotage legati a quello che effettivamente il DPCM richiamava, ma non voglio giudicare poi chi ha preso una linea. Noi abbiamo preso una linea di tutela da questo punto di vista e abbiamo deciso comunque di chiudere il mondo del nuoto senza trovare escamotage. Qui non si tratta di trovare delle escamotage. Qui si tratta di poter permettere alle persone di allenarsi. Ti faccio questa piccola prefazione, quindi ti do uno spunto a livello manageriale. Nell'ultimo DPCM, o meglio nel penultimo, perché poi l'ultimo ha sancito 58 giorni di chiusura, che anche questa è una botta incredibile per il mondo dello sport, perché non dimentichiamoci che l'ultimo DPCM ci richiama all'eventuale apertura il 5 marzo. Il penultimo DPCM, dove autorizzava ovviamente i circoli sportivi a lavorare per l'attività all'esterno, subito dopo quello noi abbiamo fatto, diciamo, una riunione in plenaria con la titolare e ovviamente io a livello manageriale devo portare le mie proiezioni. Le proiezioni di un circolo che in questo momento, nonostante tutto, sta facendo dei numeri importanti, comunque non è suffragato dai rapporti, quindi costo-beneficio. Cioè a oggi, in questo momento, quando noi accendiamo il circolo la mattina siamo sempre in perdita. Abbiamo comunque deciso, soprattutto perché eravamo in startup e soprattutto per premiare la fiducia di tutti coloro appunto che ci avevano dato fiducia in un momento particolare come questo, abbiamo deciso comunque di continuare ad investire per cercare di lavorare, quindi trasmettere un momento di socializzazione, di emozione, dove in un momento appunto così complesso le persone possono venire e passare 1-2 ore della propria giornata in serenità. Quindi abbiamo fatto più una scelta di pancia piuttosto che di testa, economica, perché la ragione avrebbe detto di chiudere. Zero entrate, zero uscite, azzeravamo tutto, quando ci rifanno ripartire, ripartiamo. Noi siamo ripartiti, ovviamente abbiamo reso delle strutture sicuramente funzionali, perché poi non basta avere l'outdoor bisogna renderlo funzionale. Noi l'abbiamo reso funzionale, ovviamente abbiamo sicuramente buoni numeri, ma non numeri che possano suffragare le spese di un circolo come questo, però stiamo investendo sulle emozioni.
E questo penso che sia impagabile. Io vi ringrazio entrambi. Massimiliano ovviamente che ha organizzato il tutto e lo ringrazio perché poi ne parliamo da tempo di lavoro, di problemi ed è penso interessante e giusto avere poi una testimonianza diretta come quella che ci ha fatto Fabrizio. Quindi ringrazio Fabrizio Matalone, club manager dell'Enjoy Sporting Club e ovviamente Massimiliano Matteucci, Nexum STP. Grazie a entrambi per essere stati con noi stasera. Grazie Buona serata, grazie. E allora, salutiamo e termina qui anche la nostra rubrica fondata sul lavoro, così come termina qui questa puntata della Dea Bendata. Io ringrazio a microfoni, luci, scenografia, parte tecnica e regia Rachela Beyan. Un saluto dal sottoscritto Matteo Torrioli, ma restate ovviamente con noi qui con la Dea Bendata, qui su Cusano TV Italia, perché l'informazione non si ferma mai.